Si avvicina la data delle elezioni in Sicilia e gli schieramenti si concentrano su programmi e liste. Oggi Cateno De Luca ha presentato a Palermo i candidati di Sicilia Vera, una delle liste che sosterrà la sua candidatura alla presidenza della regione. Dopo 5 anni sono partiti i lavori nel sottopasso di Via Crispi a Palermo. Già da ieri sera una corsia è stata chiusa al transito. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. ZTL momentaneamente sospesi in alcune vie. Dopo intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano e del 118 nella riserva naturale orientata dello Zingaro per 2 turisti scivolati sul sentiero. Turismo sostenibile e buone pratiche, se ne è parlato al Museo Diocesiano di Agrigento durante un convegno alla presenza del ministro del turismo Massimo Garavaglia. L'amore disperato raccontato da Verdi emoziona il Teatro Antico di Taormina per la prima di Aida del Sicilia Classica Festival. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di lunedì 22 agosto. Apriamo con la politica. Si avvicina la data delle elezioni in Sicilia e gli schieramenti si concentrano su programmi e liste. Oggi Cateno De Luca ha presentato a Palermo i candidati di Sicilia Vera, una delle liste che sosterrà la sua candidatura alla presidenza della regione al di fuori degli schieramenti. Vediamo. Siamo ormai entrati nel vivo della campagna elettorale in Sicilia per l'elezione del nuovo presidente della regione e dei componenti dell'assemblea regionale. Il 25 settembre, giorno in cui l'isola andrà al voto, è ormai alle porte. I 3 grandi schieramenti centrano il loro percorso su programmi e liste. Consolidata la posizione dell'ex presidente del Senato Renato Schifani, ormai espressione dell'intero centrodestra che sembra aver messo da parte ogni indugio sul nome del forzista, anche il centrosinistra sembra ormai puntare all'unisono su Caterina Chinnici, nonostante i rumors suscitati dalla questione morale che potrebbe avere scalzato nomi illustri dalle liste, la figlia dell'ex magistrato tira dritto in vista delle elezioni. Vera incognita di questa campagna elettorale si conferma Cateno De Luca, che già da tempo è sceso in campo al di fuori e contro gli schieramenti, e stamane ha indetto una conferenza stampa a Palermo per presentare i candidati di una delle liste che lo sosterranno. Su Palermo dovremmo avere, oltre alle 3 liste principali, De Luca Sindaco di Sicilia, Orgoglio Sicolo e Sicilia Vera, anche Autonomia Siciliana e Impresa Sicilia. Il capolista sarà un sindaco, abbiamo individuato nel sindaco di Giardinello il capolista, è l'unico sindaco di questa lista e quindi abbiamo valutato di individuare lui, quindi un segnale anche ben chiaro per quelle che sono state finora i nostri interlocutori preferiti, gli amministratori che stanno in trincea e che rappresentano anche quel baluardo rispetto al territorio e alle comunità che sono anche frutto delle angherie di chi governa sopra le nostre teste e che spesso fa provvedimenti in piena contraddizione con le esigenze del territorio. Io sono una persona abituata a fare campagna elettorale fino alla chiusura delle urne. Ovviamente abbiamo dato una grande dimostrazione di capacità organizzativa, che questa è indispensabile. Il resto lo stanno facendo i nostri avversari, con le contraddizioni che vanno emergendo sempre di più nel centro-sinistra, che ancora oggi non si sa realmente come si presenterà alla scadenza delle liste, se ci sarà un centro-sinistro unito o spaccato, se rimarrà o meno la Caterina Chinnici con la sua super questione morale. Nell'ambito del centrodestra stiamo vedendo ormai le liste come si stanno squagliando, non si sa ancora se saranno 4 o 5 liste, ovviamente questa è la reazione anche interna alla scelta che è stata fatta nel rappresentare l'intero centrodestra con il nuovo che avanza, Renato Schifani. Cambiamo argomento. Dopo 5 anni sono partiti i lavori nel sottopasso di Via Crispi a Palermo. Già da ieri sera una corsia è stata chiusa al transito. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, ZTL momentaneamente sospesa in alcune vie. Come già comunicato nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria degli intonaci delle paratie del sottopasso di via Francesco Crispi a Palermo per ripristinare decoro e sicurezza dell'infrastruttura. Da oggi è scattata la chiusura totale della corsia lato monte direzione Cala per la demolizione dell'intonaco pericolante, alla quale seguirà una chiusura parziale della carreggiata per il ripristino dell'intonaco.
L'intervento durerà al massimo 30 giorni. Durante questa fase sarà istituito il divieto di sosta H24 nel tratto compreso tra via Onorato e via San Sebastiano. Terminate le opere lungo la carreggiata lato Monte nel sottopasso di via Crispi, analoga attività verrà svolta anche lungo l'altra carreggiata lato Mare. In questa fase invece il divieto di sosta H24 sarà istituito in via Crispi, carreggiata lato Mare nel tratto compreso tra via Filippo Patti e via San Muzzo. Nelle due fasi sarà interdetta la sosta nelle corsie laterali delle carreggiate interessate dai lavori. Dopo una prima fase di chiusura totale, mezza carreggiata verrà poi riaperta al transito veicolare anche durante i lavori. Per limitare il più possibile i disagi alla circolazione dei mezzi, il Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa, di concerto con l'assessore alla mobilità e il sindaco, ha predisposto alcune azioni di mitigazione degli impatti negativi per la circolazione per alleviare il disagio dei cittadini. In particolare verrà sospesa la ZTL limitatamente ad alcune strade. La sospensione nella ZTL centrale dalle 8 alle 20 riguarderà via Roma, via Squarcialupo e via Castello. Le limitazioni resteranno in vigore lungo le altre strade all'interno del perimetro, così come resterà attiva la ZTL notturna durante tutto lo svolgimento dei lavori. L'ordinanza emanata nei giorni scorsi dall'ufficio mobilità del comune ha istituito inoltre il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate nell'area del cantiere, con obbligo di svolta a destra in uscita dall'area portuale. Verrà istituito un percorso alternativo mediante il posizionamento di segnaletica lungo le vie Squarcialupo e Castello. Abbiamo iniziato questi lavori attesi da molto tempo, metteremo in sicurezza il sottopasso, i lavori sono previsti 4 mesi di lavori, per ogni corsia sarà chiusa per 30 giorni, speriamo di rispettare i tempi, come vedete oggi le ordinanze dell'ufficio traffico hanno funzionato, ma comunque gli uffici e l'amministrazione è presente per verificare minuto per minuto eventuali modifiche da apportare. Le corsie sono due, saranno interessate dai lavori per 60 giorni, ma la chiusura prevista è 30 giorni per corsia. Passiamo alla cronaca, aggressioni e minacce all'ospedale civico di Palermo ai danni dei tecnici del reparto di radiologia. Lo denuncia la FIALS, che ha raccolto il racconto dei colleghi coinvolti nell'ennesimo episodio di violenza in corsia. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio quando i parenti di un paziente deceduto si sono scagliati contro il personale con gravi minacce. Un medico ricostruisce il sindacato, è stato preso per il collo, un tecnico è stato colpito in un occhio. Un altro è stato strattonato violentemente per costringerlo ad aprire la porta della sala operatoria. Alla direzione generale è stata inviata un'accurata relazione per sporgere denuncia. Secondo la FIALS, il servizio di sorveglianza pare non essere intervenuto in radiologia, nonostante le richieste di aiuto inoltrate, e che ad oggi non è stato assegnato alcun personale di supporto al servizio di radiologia centrale per i turni notturni e festivi. Cambiamo argomento. Dopo intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano e del 118 nella riserva naturale orientata dello Zingaro per due turisti che si sono infortunati nel pomeriggio di sabato, scivolando sul sentiero. Dopo intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano e del 118 nella riserva naturale orientata dello Zingaro per due turisti che si sono infortunati nel pomeriggio di sabato, scivolando sul sentiero. Il primo allarme è scattato poco dopo le 17, quando una turista francese di 49 anni è scivolata lungo il sentiero costiero nei pressi di Cala Marinella, procurandosi la sospetta distorsione della caviglia destra che non le ha permesso di proseguire. L'incidente è avvenuto a metà strada tra i due ingressi della riserva, rendendo difficile il raggiungimento della donna ferita via terra. I suoi compagni hanno lanciato l'allarme chiamando il numero unico di emergenza 112. Trattandosi di ambiente impervio, la centrale del 118 ha chiesto l'intervento del soccorso alpino, che ha imbarcato due tecnici di turno presso la base di Bocca di Falco su un velivolo del servizio di elisoccorso. In pochi minuti l'elicottero è arrivato allo Zingaro, atterrando in una piazzola di emergenza a Case Milazzo. Qui i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano, un medico e un infermiere, hanno raggiunto l'infortunata, l'hanno imbarellata e portata a spalle fino all'elicottero, che l'ha caricata a bordo per trasferirla all'ospedale in Grassia di Palermo.
Quasi contemporaneamente al 112 è arrivata una seconda richiesta di soccorso per un turista milanese di 19 anni, anche lui scivolato mentre percorreva il sentiero, ma questa volta non lontano da Cala Caprereria, procurandosi la sospetta distorsione della caviglia destra. Anche in questo caso, arrivata la chiamata al 112, è stato richiesto l'intervento del soccorso alpino, che ha fatto arrivare due squadre da terra, mentre due tecnici intervenuti a Cala Marinella si sono diretti a piedi verso il nuovo ferito. Gli uomini hanno immobilizzato l'arto del giovane e lo hanno sistemato sulla barella portantina per trasferirlo a spalle all'ingresso sud della riserva, dove c'era ad attenderlo un'ambulanza del 118 che lo ha portato all'ospedale di Alcamo. Sul posto per dare assistenza anche il personale della riserva. Intanto da maggio a oggi sono stati 11 gli interventi portati a termine con l'elicottero nella riserva dello Zingaro, altri 7 tra isole Egri ed Eolie. In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotte e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio ostile, è allertabile mediante il numero unico di emergenza 112, sempre chiedendo esplicitamente l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il 112 trasferirà la chiamata di soccorso alla centrale operativa 118, la quale provvederà ad allertare i tecnici. Turismo sostenibile, buone pratiche, se ne è parlato al Museo Diocesano di Agrigento durante un convegno alla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha fatto il punto della valorizzazione ambientale come attrazione territoriale e la visione turistica della città di Agrigento del futuro. Abbiamo il dovere di migliorare la qualità dell'offerta, abbiamo investito tantissimo nella riqualificazione delle strutture ricettive, tant'è che stanziati 900 milioni di euro dal Ministero abbiamo avuto richieste per 3 miliardi, per cui vuol dire che qui c'è tanta voglia di investimenti e noi lo vediamo in particolare in quest'area, in questa zona della Sicilia. Investimenti privati di qualità innalzano la qualità di tutte le strutture. Noi dobbiamo puntare su questo. Non è una moda la sostenibilità. Abbiamo organizzato con l'Organizzazione Mondiale del Turismo, con l'ONU e il Ministero del Turismo, il primo congresso mondiale del turismo giovanile a Sorrento un mesetto fa. Sono venuti giovani da tutto il mondo, dalle isole Cook in mezzo al Pacifico fino al Sud America, e quello che ci hanno insegnato questi ragazzi, perché noi dobbiamo imparare da loro, è esattamente questo. Loro sceglieranno le destinazioni sulla base della sostenibilità. Sostenibilità vuol dire tutto. Vuol dire pulizia, non avere la spazzatura per strada, vuol dire non sprecare cibo, vuol dire chiaramente rispettare l'ambiente e non consumare troppa acqua e troppa energia. Ecco, i giovani del futuro scelgono le destinazioni sulla base di questo. Il contratto che abbiamo noi è un contratto capestro, fortunatamente nel 2023 andrà a scadere, già noi stiamo prendendo dei provvedimenti con dei rimborsi per ora stagionali. Ma già abbiamo quasi in cantiere il nuovo contratto, proprio esclusivamente per una massima pulizia della città e per dare un servizio anche ai nostri turisti. Il turismo qui ad Agrigento è fortemente ripreso, Agrigento è una meta turistica, Agrigento è una vocazione turistica che cerchiamo con mille sforzi di, proprio come dicevate poco fa, di dare quei servizi che il turista giustamente pretende. La diocesi ha fatto in questi anni grandi passi nel turismo e nel turismo sostenibile con i diversi progetti, non per ultimo il Moodibus per la città, e allora un momento di confronto che permette di dare visibilità ad Agrigento, ma anche di poter ascoltare e proiettarci in avanti con nuove intuizioni e progetti da portare avanti per la valorizzazione del nostro patrimonio, del nostro territorio. Il distretto turistico Valle Templi, la DMO del nostro territorio, è orgogliosa di poter accogliere il Ministro del Turismo, al quale noi presenteremo il nostro territorio per l'appunto, e questo progetto che è la Costa del Mito, che è questo tratto di costa che va da Selinunte a Gela, che vede in Agrigento il suo baricentro. Abbiamo già chiesto degli impegni formali al Ministro e al Ministero, che chiaramente continuerà la sua azione in continuità a prescindere, diciamo, dalla scadenza elettorale, e quindi siamo molto contenti perché si sta valorizzando un progetto che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Grande successo di pubblico al meeting di Rimini, organizzato come ogni anno dal Movimento Ecclesiale Cattolico Comunione e Liberazione, della mostra del giudice Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio del 2021. La mostra è stata realizzata dalla Libera Associazione Forense e dal Centro Culturale Il Sentiero di Palermo. Rosario Livatino
è una di quelle figure che parlano al cuore di tutti, credenti e non credenti, per la sua fede in una giustizia capace di essere amore per ogni persona, anche per le persone che sbagliano. E in questa sua capacità di unire giustizia e umanità c'è un messaggio profondo che rimane attualissimo, come rimane attualissimo il suo intransigente impegno contro la criminalità organizzata. Rosario Livatino è un uomo che ha operato in partibus infidelium, in una situazione difficilissima, con un coraggio e una umiltà che restano un grandissimo esempio per tutti noi. E questa mostra oggi parla al cuore delle persone che la visitano, parla al cuore dei giovani. Io spero, quanto prima, che possa essere replicata a Palermo, un posto dove Rosario Livatino ha dato già un grandissimo contributo al maxi processo e che ha tanto da imparare dalla lezione di un grande eroe civile e di un grande martire della fede come lui. Ben ci sta, soprattutto quest'anno, la figura del beato Rosario Angelo Livatino qui al meeting, dove il tema che dà il titolo è una passione per l'uomo. In qualche modo il beato Rosario ha vissuto nella sua professione, nella sua vita, nella sua carne, questa passione per l'uomo. Lo ha fatto nel suo servizio, lo ha fatto nella sua professione, connotando questa professione con quei valori profondi che vengono dalla fede, che vengono, direi, dal battesimo, che accomuna tutti, ma che certamente Rosario ha accolto come, direi, principio di azione nella propria vita, coniugando quell'uomo nuovo che ci costituisce il battesimo con la sua vita quotidiana, con la sua professionalità. Rientriamo in studio. L'amore disperato, raccontato da Verdi, emozione al Teatro Antico di Taormina per la prima di Aida del Sicilia Classica Festival. Le coinvolgenti coreografie con il fuoco, l'imponenza dell'allestimento che rievocava i grandiosi templi egizi e l'intesa perfetta tra gli artisti del coro lirico mediterraneo e la storica orchestra Città di Ferrara sono stati i tre principali ingredienti che hanno emozionato il numeroso pubblico partecipante al debutto della prima Aida prodotta dal Sicilia Classica Festival ieri sera, domenica 21 agosto, al Teatro Antico di Taormina per la regia di Salvo Dolce. Ci siamo approcciati all'opera cercando di coniugare il trionfalismo dell'opera con i suoi momenti molto intimisti e soprattutto abbiamo cercato di coniugare la tradizione con l'innovazione. Questo l'abbiamo fatto soprattutto per avvicinare il grande pubblico all'opera, quindi non soltanto l'opera per un pubblico di melomani o di appassionati, ma per un pubblico nuovo che si vuole approcciare all'opera, soprattutto un pubblico giovane. Ha ammesso di commuoversi per la profondità e la bellezza di una tra le più amate opere di Verdi la stessa direttrice d'orchestra Alessandra Pipitone. Ho cercato di trasmettere tutto il mio entusiasmo per quest'opera perché a mio avviso è una tra le più belle, le più emozionanti, almeno tra quelle che ho avuto il piacere di dirigere, anche perché racconta la verità dei sentimenti umani, in maniera particolare l'amore doloroso che prova una donna nei confronti di un rifiuto, un amore che purtroppo anche per situazioni esterne non potrà concretizzare. Un amore che comunque non avrà la possibilità di viversi. Penso che questo sia il sentimento più vero che una donna può provare di fronte a questa forte emozione, a questo forte sentimento. La comunicazione autentica dei sentimenti umani attraverso la musica, il ballo e l'interpretazione scenica è il filo dorato che ha unito in maniera sinergica e come per magia l'intero cast di questa nuova produzione.
Aida non è un ruolo facile perché molto spesso in scena canta molto, alla fine deve portare la voce anche in una maniera molto molto fresca al quarto atto per fare tutti i piani, quindi bisogna costruire bene anche tecnicamente e anche il personaggio che insomma un triste fine avrà la ragazza, ecco. Mi rivedo molto nell'essere forte, dinamico e nello stesso tempo un uomo che nella sua forza ama la propria donna, ecco Aida. Da citare anche le coreografie molto d'effetto del corpo di ballo diretto da Stefania Cotroneo, che in quest'opera ha anche ballato in una sorta di ruolo dell'alter ego della sacerdotessa. Ho lavorato intanto in maniera fantastica perché siamo una squadra ormai rodata, ci diamo molta fiducia, crediamo tantissimo nel lavoro di gruppo. Poi abbiamo un corpo di ballo nazionale, già a marzo abbiamo iniziato a fare le audizioni, da quel momento poi le selezioni, abbiamo lavorato con tanti artisti da tutta Italia, non soltanto siciliani, e oggi siamo qua. Abbiamo anche portato la tecnica del fuoco all'interno dell'Aida, che quindi con tutta la sua sacralità riscalda sicuramente questo elemento. Io danzo, faccio la sacerdotessa e questo per me è motivo di orgoglio. Lo spettacolo con la regia di Salvo Dolce e la direzione artistica di Nuccio Anselmo verrà replicato il prossimo 24 agosto nella splendida cornice del Teatro Piano San Gregorio, Valle dei Templi di Agrigento, il 26 e il 27 agosto all'Anfiteatro Villamare di Terrasini. Dal 30 agosto al 4 settembre al via la 16ª edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri. La musica antica e le sonorità del Mediterraneo sarà questo il filo conduttore della 16ª edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri, organizzato dall'Associazione Musicamente di Palermo. Il festival, che si svolgerà dal 30 agosto al 4 settembre nell'antico Borgo Madonita, è articolato in 4 concerti, tutti in programma alle 21 in Piazza Monumento. Anche quest'anno il festival mira a coniugare musica di qualità e promozione del territorio, in particolare di Gratteri, piccolo e prezioso borgo del Parco delle Madonie. Spiega Paolo Rigano, direttore artistico del festival. Quest'anno ascolteremo artisti provenienti da varie parti d'Italia ed Europa. Il filo conduttore di questa edizione è il multiculturalismo, a cui sarà dedicato interamente il concerto del 3 settembre. Inoltre il 4 settembre verrà presentato il disco Corrispondenze, appena pubblicato e diffuso nelle principali piattaforme digitali. Gratteri nei giorni del festival sarà anche il set cinematografico del videoclip di presentazione del disco Corrispondenze, appunto. Un'edizione che si aprirà il 30 agosto con l'ensemble Orfeo Futuro, con un concerto dal titolo Sonate, Arie e altre bizzarrie, ispirato alle musiche delle feste da ballo nel periodo compreso tra il 600 e il 700. Il 3 settembre l'Arianna Art Ensemble presenterà il nuovo progetto dal titolo Voci del Mediterraneo, me dolce naufragare in questo mare, che vedrà la collaborazione del polistrumentista Mario Crispi, musicista fondatore degli Agricantus ai flauti etnici, e della cantante Deborah Troia. Si tratta di un progetto che ruota attorno a musiche popolari tipiche dei paesi baciati dal Mediterraneo, dalle antiche canzoni della tradizione siciliana a quelle della Spagna, Israele, Grecia, Puglia, Basilicata e Albania. Il festival si concluderà il 4 settembre con la presentazione di Corrispondenze, il nuovo progetto del duo fondatore dell'Arianna Art Ensemble, composto da Paolo Origano alla chitarra barocca, all'arciliuto, e Cinzia Guarino al clavicembalo. Sold out per la seconda Alba al Parco Archeologico di Selinunte, duetti e arie al sorgere del sole e bagno nel mare sotto l'Acropoli. Bellissima esperienza, poi io non vivo più a Castelvetrano da diversi anni, quindi da tempo non tornavo al Parco Archeologico e tornarci in questa modalità è stato bellissimo, veramente una cosa straordinaria. E poi bravissimi anche gli artisti che abbiamo visto qui stamattina, un bel connubio. È stato emozionante perché comunque sentire queste voci e vedere albeggiare, visitare il parco archeologico ha avuto tutto un altro gusto, veramente. Anche a me che sono qua
diciamo, della zona, che comunque lo conosco, l'ho rivisto completamente sotto un altro aspetto. Allora, abbiamo fatto un'unica tirata, passando da Tre Fontane, poi Selinunte, e poi qui l'alba è stata meravigliosa, il tour in mezzo a questo spettacolo con i templi e tutto, veramente fantastico. Noi veniamo da Bergamo e abbiamo fatto l'alba a Selinunte, è tanti anni che veniamo a Selinunte e ci mancava all'alba. E si è riusciti a coniugare questa parte storica, archeologica, paesaggistica, poetica, tutto attorniato dalla musica. E quindi abbiamo avuto queste suggestioni miste, emozioni, è stato tutto organizzato proprio al meglio e quindi sono contenta di aver potuto vivere questa esperienza. Lo scrittore Antonio Russello, figura illustre originario di Favara, ricordato a 101 anni dalla sua nascita. In suo onore è stato anche realizzato il Centro Studi Russello. E stiamo festeggiando l'anniversario della nascita, la ricorrenza del 101° anniversario, e in un momento particolare, dicevo poco fa, perché finalmente oggi, oltre ad aver rinnovato le cariche del Centro Studi, quindi aver inserito persone nuove che hanno voglia di spendersi con tantissimi giovani, oggi finalmente a Favara c'è stata, grazie all'impegno dell'amministrazione, ma dei consiglieri Cucchiara, Bellavia, Airo, dell'assessore Liotta, abbiamo finalmente la possibilità di avere il Centro Studi Antonio Russello, perché abbiamo assegnato dei locali di proprietà del comune e in quei locali finalmente si potrà studiare questa figura importantissima della nostra città. Antonio Russello, che è uno dei figli più autorevoli di questa città, insieme a tanti altri, Ambrosini, Marrone, il barone Mendola, questa dimostrazione che la nostra città è una città ricca di esperienze e di personaggi che ne rendono onore anche a livello nazionale e oltre. Antonio Russello è uno scrittore di grandissimo valore. Noi vogliamo ricordare che ha scritto libri come La grande sete, La luna si mangia i morti, libri che vanno letti per poter approfondire quello che è le battaglie per la nostra città, per cambiare Favara. Antonio Russello, come Sciascia, affronta fortemente il problema della legalità. Antonio Russello va fatto conoscere alle nuove generazioni. Infatti l'obiettivo della nuova dirigenza è quella di fare un grandissimo centenario, una manifestazione grandiosa in collaborazione anche con le scuole di Favara. Io dico che a Favara ancora ci sono gente laureata che non ha letto mai un libro di Antonio Russello, anche se noi dal 2000, da circa 20 anni, ci lottiamo per fare conoscere questo scrittore. Però dobbiamo dire che molti libri di Antonio Russello sono arrivati alla seconda edizione, che già le testate nazionali parlano di Antonio Russello, che è la strada dello scrittore, che Russello è uno degli scrittori titolare della strada degli scrittori, per cui il suo nome già incomincia a circolare e viene riconosciuto per quello che è un grande scrittore, con una forma, con uno stile che lui stesso chiama impervio, ma che va studiato dalle università italiane. Festa in onore di Maria Santissima della Catena, patrona di Scillato. Da più di 100 anni la piccola comunità madonita festeggia la patrona con una singolare processione che si innoda per le vie del paese. La statuetta della Madonna è stata realizzata nel XVI secolo. Scillato sta cercando di andare con il passo con gli altri comuni del territorio, quindi delle Madonie, perché loro sono un pochettino più avanti. Ci stiamo cercando di raggiungerle, anche perché io penso che il turismo, se si è tutti uniti, allora ha un senso, anche perché Scillato è alla porta delle Madonie, quindi è importante per far crescere anche il territorio. E stiamo migliorando le sorgenti, stiamo migliorando le fontane, che sono importanti, con le cascate. Soprattutto stiamo presentando un progetto affinché un mulino almeno sia efficiente e funzionante. Questa processione, questa festa dedicata a Maria Santissima della Catena, che tra l'altro è la protettrice di Scillato, ecco il significato di questa festa per la comunità. Tra un po' ci sarà la processione che girerà le vie del paese,
poi ci fermeremo nella parte alta del paese, dove c'è la cosiddetta favara, dove scorre l'acqua, perché è il bene primario di Scillato, perché c'è la sorgente, e lì faremo la benedizione al paese. E niente, per i scillatari, i scillatesi, ecco, questa festa ha un valore molto molto forte, perché diciamo è l'unica chiesetta che abbiamo, quindi tutto è concentrato su Maria Santissima della Catena. Abbiamo realizzato un calendario di eventi per far sì che tanta gente venisse a Scillato. Abbiamo realizzato un calendario abbastanza variegato, in modo da accontentare un po' tutti i gusti, quindi siamo passati dal cabaret con Massimo Spada, poi una giornata dedicata ai bambini, con dei giochi e con una cosa molto bella, un teatro delle marionette della legalità, dove le marionette raccontavano la tragica storia di Falcone e Borsellino, quindi è molto importante avvicinare anche ai bambini, i bambini alla storia. Poi abbiamo proseguito con la musica folk dei Siculi 2.0 e con Deborah Jurato e stasera con la grande Lidia Schillaci. Questa è l'ultima sera con cui chiudiamo i festeggiamenti, ma non finisce qui, perché abbiamo in riserva anche un altro calendario di eventi che penso partirà a settembre, ancora ne stiamo parlando. E quello che dico, venite a Scillato, che è il paese dell'acqua, l'acqua è la vita. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.